Perché fora le ruote? Ha visto chi forava le ruote? Non ho capito. Chi forava le ruote? Non so. Eh? Non è lei che fora le ruote delle macchine? No? Ma perché si mette a forare le ruote delle macchine? Lo chiamano mozzicone perché ha l'abitudine di raccogliere cicche di sigarette. Bazzica soprattutto i quartieri Poggiofranco e Carrassi. Una sessantina d'anni e molti problemi. È lui il serial killer degli pneumatici. Con che cosa li fora? Con un cacciavite, con un coltello? Che cosa ha in tasca? Che cosa ha in tasca? Il suo comportamento ci ha insospettito, gli siamo stati dietro, beccandolo con il coltellino in mano. La tecnica è semplice e studiata per non dare nell'occhio. L'uomo, che prende di mira chi parcheggia a ridosso delle fermate dell'autobus o giustamente sui posti riservati ai disabili, si appoggia all'auto, estrae il coltellino dalla tasca destra del suo giubbotto e comincia l'operazione, lenta ma inesorabile. In questo punto si sente uscire aria e c'è un buco e la ruota si sgonfia, ecco. Con la punta del coltellino fa un buco impercettibile allo pneumatico, che in pochi minuti va a terra. Negli ultimi giorni le auto danneggiate sono state una decina. In redazione erano anche arrivate alcune fotografie di automobilisti ignari ed esausti. Ecco svelato l'arcano, dunque. La cosa intollerabile è che una persona con seri ed evidenti problemi possa andare in giro con un coltello in tasca, prendendo di mira le auto parcheggiate anche su via Papa Pio XII, strada notoriamente cara ai vigili urbani che sostano a lungo a caccia di facili amanti della doppia fila da multare. Mi spieghi perché è fuori le ruote delle macchine? Eh? Lo sai che può essere denunciato? Eh?